Sì, per me è stato un onore giocare su questo campo dal primo minuto, perché è un'emozione indescrivibile giocare davanti a questo pubblico che ti carica dal primo minuto. E poi, diciamo, oggi è arrivata la mia prima presenza da titolare qui a Perugia e per me è un onore. Sei di proprietà del Perugia, no? Se non sbaglio. Quindi che cosa ti aspetti? Ormai si deve parlare anche di futuro, insomma, tu personalmente cosa ti aspetti nella prossima stagione? Io mi aspetto sempre il meglio. Il Perugia mi ha prelevato, mi ha comprato dall'Arezzo. Io sono grato al Perugia che mi ha portato in questa categoria e spero di poter scrivere l'anno prossimo la storia qui a Perugia insieme ai miei compagni di raggiungere la Serie A. O attraverso i playoff o la promozione diretta, per noi è un sogno e un nostro obiettivo. C'è un po' di rammarico forse per avere un piccolo debito nei confronti del Perugia. Le 6 sconfitte casalinghe, insomma, suonano un pochino stonate per questo pubblico e per come vi ha sempre sostenuto. Ma non lo so, diciamo, la sconfitta fa sempre, è sempre brutta, è sempre brutta. Poi il calcio è imprevedibile, si può vincere, si può pareggiare o si può perdere. Poi purtroppo bisogna accettare quello che viene. Bilancio personale dei primi 4-5 mesi a Perugia. Hai avuto dei problemi fisici in avvio, poi comunque hai preso il campo oggi. Sì, io ho recuperato, diciamo, a metà fine febbraio. Da marzo mi sto allenando tutti i giorni duramente con i compagni e oggi penso di essermi fatto trovare pronto per il Perugia. Ha detto Bisoli che diciamo, tra i problemi principali che ha avuto quest'anno il fatto di aver fatto allenamenti sempre po con pochi elementi. Tu da giocatore hai ravvisato anche tu questa difficoltà. Ma sì, se lo dice il mister che lui deve preparare le partite. È vero perché, diciamo, non so, io non sono pratico perché ho pensato ad allenarmi a giocare, però è normale fare allenamento con pochi giocatori e può creare a volte difficoltà. Abbiamo parlato del tuo bilancio personale. Il bilancio del Perugia in questa stagione, secondo te com'è? Ma secondo me, tirando le somme, penso un bilancio positivo. Forse si poteva fare qualcosina in più per arrivare ai playoff, però ormai il passato è passato, dobbiamo pensare al presente e al futuro. Adesso c'è l'ultima partita a Vicenza e poi prepareremo la prossima stagione al meglio per buttare sotto tutti. Da dove ripartire, appunto? No, non ho capito, scusa. È mancato un qualcosa per i playoff e per la prossima stagione da dove ripartire per raggiungerli almeno quelli, se non qualcosa di più? Ripartire dal ritiro tutti insieme con lo stesso obiettivo e sperando che i risultati arriveranno e grazie ai risultati uno può ambire alla Serie A. Ho avuto due allenatori quest'anno, Capuano e Bisoli, due persone completamente diverse, o no? No, diciamo a me ogni allenatore mi trasmette qualcosa. Ho cercato di prendere molte cose dal mister Capuano e poi ho cercato di prendere molte cose da mister Bisoli. Però Diciamo, diversi gli allenatori, beh, le persone, fortunatamente siamo tutti diversi.